gente, dopo 8 anni di attesa, 6 anni per la mia vita, finalmente ROM 2. 6 anni che aspetto questo gioco. In realtà è uscito 8 anni, però io ci ho giocato nel 2006. È da tantissimo che attendo questo gioco. Forse più della metà della mia vita, no, non più della metà, però una buona parte della mia vita attendo questo gioco qui, il seguito. ROM 1 è stato il primo gioco strategico che io abbia mai giocato. L'ho adorato, l'ho preso con la serie Maxima 2, quella che davano con la Gazzetta dello Sport. L'ho amato alla follia. Ho sempre un po' bestemmiato per il bug dell'anno 257. Però, finalmente è arrivato il 2. Ci ho fatto un po' di partite online, un po' il prologo, e sembra veramente, veramente molto bello. Molto probabilmente è il miglior Total War, almeno io mi aspetto che sia il miglior Total War di sempre. E iniziamo subito con la nuova campagna. Come possiamo vedere, ci sono, credo, 9 civiltà in ROM 2. Ci sono i Romani, i Cartaginesi, ognuna con le proprie famiglie e dinastie. I Parti, il Ponto, gli Iceni, gli Averni, i Macedoni e l'Egitto, i Suevi, e poi infine, col DLC degli Stati Greci, Sparta, Epiro e Atene. Sono tutte fazioni molto interessanti, ognuna è molto diversa da giocare una dall'altra, specialmente Roma e Cartagine, che hanno il sistema lì delle famiglie e delle dinastie, però è presente più o meno in tutte le fazioni questo sistema. E io starò a giocare con una civiltà abbastanza interessante, meglio città-stato, Atene. Sarà una partita difficile. Ho provato a fare una partita online con un mio amico, lui faceva Sparta, io Atene. Ce la siamo cavicchiata, però è molto difficile, perché se è una situazione particolare lo vedremo dopo. Che cos'ha Atene di particolare? Beh, innanzitutto, facendo parte del gruppo degli stati greci, ha 2 più alla conversione culturale, e poi ha indipendenza, che dà 10% in più nella difesa, nella mischia, per tutte le unità impegnate, il combattimento in territori propri o alleati. E sembra una buona cosa. Abbiamo il declino militare con Manus, che aggiunge 10% in più di costi di arruolamento di unità non mercenarie. Quindi molto probabilmente il gioco ci invoglierà a fare unità mercenarie. Poi abbiamo la squadra dell'Ellade, che ci dà 10% in più alla ricerca, e abilità navale, un grado in più di esperienza per tutte le reclute navali. Sembra abbastanza interessante come partenza. Dimora della democrazia e dell'apprendimento, Atene è il modello di tutte le conquiste culturali della Grecia classica. Ora è una città libera e potrebbe tornare a essere una potenza marittima straordinaria, non solo in Grecia. Quindi partiamo, difficoltà normale, anno di partenza 272 a.C. e iniziamo la campagna. I territori e gli insediamenti ben conosciuti dalla tua fazione, di cui però non hai il campo visivo, sono scoperti dalla nebbia di guerra. Usa gli agenti e gli eserciti per svegliare i complotti dei tuoi rivali prima che agiscano contro di te. Veleno è nella coda. Proverbio latino. Non lo so, non l'ho capito. Il veleno è nella coda. Non l'ho capito, io... La Macedonia ha preteso di imporre la propria volontà al popolo di Atene già troppo a lungo. Bisogna agire in maniera decisiva. Hanno stabilito un'alleanza difensiva con Sparta, ma il loro accordo si sgretolerà se gli spartani dovessero pensare che c'è in gioco l'indipendenza della Grecia. Anche l'Epiro rappresenta una minaccia per il Peloponneso. Intervenire lì non farà che solidificare le tue relazioni d'amicizia con Sparta. Supporta i veri stati greci e di certo loro ti aiuteranno contro l'oppressore. Atene sarà libera. Ok, come avete ben sentito, obiettivo assegnato ad Acibus Annue Ceptis. Devo conquistare il controllo totale di 2 province che siano sotto la proprietà di stati clienti o alleati militari. Al momento ne ho una. Ok, guardiamo un attimo la situazione diplomatica. Noi siamo stato cliente di Macedonia, ovvero stato vassallo, sarebbe più o meno la stessa cosa. Quindi non so
cosa cambia? Vediamo un po'. Queste fazioni sono sotto la protezione, sotto la loro protezione. Considera gli stati cliente dei forti alleati militari. In quanto ti trovi a valutare la forza di questa fazione, le fazioni dominanti proteggeranno probabilmente i loro stati cliente. In quanto questi gli forniranno una fonte aggiunta di entrate tramite i tributi. Quindi gli diamo tasse, in poche parole. Vediamo un po'. Attualmente siamo amichevoli nei confronti dell'Egitto, che ricordiamo l'Egitto non è l'Egitto dei faraoni, o meglio, non so se c'erano ancora i faraoni, però è l'Egitto dopo lo sgretolamento dell'impero di Alessandro Magno. Quindi non sono egiziani puri, sono egiziani mischiati con greci, quindi ovviamente ci sono un po' alleati, però sono degli alleati inutili perché magari partner commerciali, eccetera, eccetera. Sparta è nostra amica, sono molto amichevoli, e appunto andiamo già a parlare con loro. Greetings, friend, greetings. Will you have wine, fine olives, or agreeable talk? Vediamo un po'. Possiamo fare dei pagamenti, transito militare, ta ta ta. Io volevo fare l'alleanza militare, ma a loro non gli basta. No, non vogliono fare l'alleanza militare. Attualmente sono in guerra con l'Epiro. Però finché qualcuno non mi dà diritto di passaggio, loro non possono fare niente. L'Epiro mi odia. Quindi vediamo un po' cosa fare. Io direi di, dopo entrare in guerra con Sparta contro What do you wish of me? l'Epiro. E non so cosa fare. Andiamo un attimo a controllare le unità. Ah, bisogna anche dire che c'è una ficata abbastanza Commander. particolare. Qua gli eserciti Ready e le for order, your flotte orders? hanno dei nomi precisi. Tipo, questo qua ha i Ready fedeli di for Atena, orders? We gli artigli hunger for dell'Arpia battle. e Ready for infine gli orders? araldi del Tritone, di Tritone, scusa. Vediamo un po'. Abbiamo un esercito che. Non so, questi eserciti. Ready for I battle. fedeli di Atena hanno tre opliti e un giavellottista. At Gli your artigli command. dell'Arpia più o meno stessa formazione. Direi. At your command. Innanzitutto abbiamo Atene che è una città giganterrima. Cibo ne abbiamo a sufficienza. Direi di fare qualcosa del genere tipo mercanti di schiavi. Sì, che così poi dopo durante le battaglie possiamo fare degli schiavi. Che è una cosa Ready for abbastanza battle. interessante. Direi di assumere un po' di mercenari. Ci vorrebbe qualche cavalleggero. Una cavalleria tarantina. Infine un peltasto. Quanto ci costerà in totale? Quanto mi costano per turno? Volevo controllare. Costo di mantenimento è sempre 440. Forse ci conviene farlo prima di una battaglia e poi dopo toglierlo. Sì, perché le unità costano comunque abbastanza. Non so, al momento stiamo un attimo così. You Senza can fare call un'unità. me Nyx. Intanto andiamo. Non so cosa fare. Forse è meglio che parlo un attimo con gli spartani, perché io prima o poi dovrò andare in guerra contro Your orders? l'Epiro. Quindi è meglio che inizio già a muovere un po' della mia flotta, o la riarmo Put meglio. your backs into it, you Ma men! metto Poseidon, bless our voyage! We hunger for questa. Gli battle! artigli dell'Arpia li faccio imbarcare. Li metto dentro Fleet reporting! Yes! questa unità qui. E la faccio andare fino in Apollonia. Hard on the oars, you men! In questo Stopping momento non now. puoi muovere Sì, ulteriormente sì, questo sì, sì, pezzo. sì, sì. Poi, Atene, ho fatto tutto quello che potevo fare. Sì, posso fare espandere la città? No, non posso ancora. Tecnologia. Vediamo un po' di tecnologia cosa possiamo fare. Possiamo partire con civile o con militare. Direi di fare logistica, che così sblocchiamo tutto il ramo delle tecnologie.
Poi dopo direi di fare quella civile, come dicevo, sulla delle altre tecnologie. Guardiamo un attimo la nostra fazione. Abbiamo le due fazioni in Grecia, i magistrati e gli oligarchi. Al momento al comando Democare, che al momento è sulla flotta. E invece gli oligarchi c'è Clistene, che è un ammiraglio, che al momento comanda. Vieni qui. Che al momento comanda questa flotta qui. Quindi sono entrambi qui. Dobbiamo fare attenzione che potrebbero scoppiare delle guerre civili più avanti. Vado a vedere un po' come funzionano. Tanto i macedoni vanno in Antea. Vogliono partire tutti in guerra. Ok, l'Epiro potrebbe essere abbastanza potente perché loro dispongono di mercenari abbastanza potenti, tra cui elefanti. Come ben sapete, lì l'attacco dell'Epiro ai danni di Roma è My skills are stato abbastanza yours. potente. Qua abbiamo Eusebio come generale, qui Asario e qui Pirro. LOL, Pirro. Grazie al grifone. Adesso volevo fare un trattato con gli Se Spartani. l'offerta iniziale di una fazione o le sue richieste non Sì, corrispondono. sta zitta. Volevo fare un trattato con Sparta. Athena give you wisdom so that you Di may dire. speak well and persuade me of No, your no, no. cause. Be welcome. Dico, va, entriamo in guerra con l'Epiro. Però voi ci pagate. Mille. Viva. I dare not ask much for my people, only a single payment to replenish our sadly diminished coffers. No. No, 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 no. Ciò così. Allora. Partecipa alla guerra contro l'Epiro. E aggiungiamo che voi mi dovete pagare 500. Your new offer is fair. I swear by Zeus that for our part, all will be as we have agreed. Ok. Molto bene, quindi siamo in guerra con l'Epiro. Al momento. We hunger for battle. Ora direi di assumere un po' di generali. Degli oppliti mercenari. E questo assumiamo. E andiamo subito a combattere. For the gods! Dovremmo farcela, non dovrebbe essere troppo difficile. Siamo in prateria e combattiamo la battaglia sul campo. Battaglia di Larissa. 271 avanti Cristo. Atene, i fedeli di Atena. E dall'altra parte, la grazia del grifone, comandata da Epiro. Il generale, da una parte, chi è? Ah, sembra tutto bene lì, asciutto. Sì. Benissimo. Ok, qua ci sono le unità del nemico. Che forse hanno già fatto la formazione. Questi cavalleggeri qui. Sono cavalleria tarantina mercenaria, che a fine della guerra toglierò. E a quanto pare lanciano dei giavellotti. Tiro infuocato possono fare. Ma a me non mi interessa il tiro infuocato. Missiles awaiting targets. Hoplites! General! Abbiamo anche un generale qui. Hoplites, ready! E ok. General! Mettiamo tutto in formazione. Anyone who Le breaks. unità raggruppate, Sta Olena. zitto. Che iniziamo la battaglia. Quando si è in modalità schermaglia, le truppe evitano il corpo a corpo, tenendosi a distanza dal nemico e attaccando con frecce, giavellotti o fromboli. Quando Diamo un po' di selezioni fastidio un'unità con di la Dio, nostra sarà cavalleria. visualizzato il Sta zitto pulsante tu, con. sta zitto.
Che così scopriamo un po' che unità ci sono e evitiamo un po' il raggio di queste unità da tiro. Non è tantissimo, però potrebbe essere abbastanza, eh. General! Mettiamoci un po' più qui. Benissimo. Ok. Vediamo un po' chi è il generale. È Eusebio. Come sono caratterizzate bene però le unità in ROM 2. Veramente dettaglio è qualcosa di allucinante. Andiamo subito dietro di loro, che così gli facciamo un po' di danni con le unità a missile. Con la cavalleria tarantina. Forse è meglio colpire il generale. No, ritirata, ritirata. Sono un po' aggressivi. Gli ho lanciato un giavellattino, però. Piccolo, piccolo. Che intanto sono un po' distratti dalla mia unità. Che li stiamo facendo un po' stancare. Stanno andando avanti e indietro, sti poveracci. Spears ready. Advance at speed. Non abbiamo fatto tanto danno, agli opliti. Già, sono una cavalleria molto pesante, quindi... Cioè, fanteria molto pesante, quindi faremo poco danno. La mia cavalleria tarantina non si è fatta assolutamente nulla, molto bene. Ora inseguiamo però il generale, che è quello che mi interessa un po' di più. Ecco, c'è l'informazione. Non si sta facendo tanto male Eusebio, il generale nemico. Tanto stiamo mettendo lontani gli opliti nemici. Voi non andate in modalità schermaglia. Ebbene. Ok. Benissimo, stiamo per entrare in combattimento. Diamo un po' a rallentatore lo scontro tra gli scudi. Toh, che bello. Benissimo. Ora dobbiamo attaccare subito dal lato queste unità qui, perché la guardia reale questa guardia reale qui potrebbe essere bella tosta. Tanto qua muoviamoli via. Tanto andiamo contro questi qui. Io voglio tutte le mie unità da tiro contro questa falange, che sembra bella tosta. E a me non piace la falange tosta. A proposito, forse potrei attaccare con una carica di cavalleria alle spalle i picchieri falangiti. Tanto mettiamo velocità normale. I comandi per la velocità di gioco sono utilizzati per regolare la velocità della battaglia. Puoi mettere il gioco in pausa o rallentare l'azione di gioco e poi cliccare di nuovo sul pulsante centrale per tornare alla velocità normale. Tanto. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Benissimo. Che il generale è un po' spiaccicato in un mega panino di opliti. Panino di opliti, mi piace. Dai, andate. Uomini. Tarantine cavalry. Hoplites ready. Swift and accurate.
Dai, vita in marcia. Ok, la guardia nemica si sta ritirando. Intanto, tanto voi fermi, fermi, fermi. Premendo questo pulsante potrai annullare gli ordini. Generale nemico è morto. Bene, Eusebio è morto. Ora andiamo contro i nemici. Intanto guardiamo un attimo il combattimento corpo a corpo, come sta andando qui. Abbastanza statico, combattimento tra uffiti. Stiamo un po' vincendo forse qui. Adesso ho idea di fare un attacco alle spalle. Premendo il pulsante corpo a corpo, farai in modo che le unità selezionate capaci di combattere corpo a corpo siano vincolate a questa modalità. Tutti gli ordini di attacco risulteranno in attacchi uomo contro uomo, finché non sì, che bella piaccicata di cavalleria. Dai, subito indietro, faccio un'altra carica. Un'altra carica. Che bello! Piace quando fanno queste cariche qui, cattive. Sì, si sono ritirati. Continuiamo la battaglia, che così facciamo fuggire dal tutti i soldati nemici. Bene, è andata abbastanza bene come battaglia. I miei Hopliti hanno combattuto fino alla fine. Tanto stanno inseguendo questi poveri soldatini. Boh, sti greci sono bravi, eh. Molto bene, intanto qui stiamo facendo un macello. Che cazzo stanno facendo? Sembra una parata. Ehi! Boh, stanno andando un po' avanti indietro, fanno quello che vogliono. Qui sto a posto. State inseguendo gli uomini. Boh, credo che così possa andare bene. Facciamo dalla battaglia. Yeah. Abbiamo battuto il nemico. Credo che abbiamo ucciso praticamente tutti. Abbiamo perso 73 uomini, circa 5 dal fuoco amico. E loro hanno ucciso 67 dei nostri uomini. Loro hanno perso 281 uomini e ne avevano schierati 450. Le statistiche delle battaglie sono visualizzate qui, insieme alle opzioni per occupare. A fine battaglia possiamo fare tre cose. Adesso in ROM 2 possiamo uccidere i prigionieri, liberare i prigionieri, oppure schiavizzare i prigionieri. Però io preferisco schiavizzarli, perché noi abbiamo fatto lì il coso lì per i prigionieri lì. Ricordate? Tanto possiamo aumentare di grado il nostro generale. Come ti chiami? Non mi ricordo. Zenobio. Possiamo scegliere se farlo guerriero, comandante o stratega. Cosa cambia? Guerriero. Ah. Bene. Lo zero nel combattimento del generale. Astuzia invece serve. Protegge contro l'astuzia degli agenti. Ah. Faccio autorità io, perché voglio rendere questo generale un comandante. E adesso mi metto qui. We cannot follow. E voglio fare una posizione fortificata. Che così chiunque passerà lo ammazzeremo. Quindi gente, questa qua è stata una piccola puntata di introduzione a ROM 2. Farò questa serie con i greci, in particolare la città-stato di Atene. Quindi ci sentiamo alla prossima gente, da Larus è tutto, ciao!